A tutti. Ben arrivato, anche lei ha portato i cimeli come l'altra. Da Firenze arrivano solo cimeli. Insomma, diciamo, vediamo. Io sono giovane, sono un cimelio. No, no, non volevo dire questo. Siccome la signora Manfredi da Firenze. Certo, volta, no. Cimelio no, disneyano. Che è relativamente anziano, ma insomma sì, non così vecchio. Lo facciamo vedere, mi dia qui tutto l'armamentario. Sì, sì, tutto l'armamentario. Lo facciamo vedere in modo che. Bene. Mi dica intanto che cos'è questo? Sì, si tratta di una foto scattata nel 51 a Firenze, naturalmente, in piano centro. Autografa, il bello è che ce la dedica a Becattini, però Becattini non sono io, è mio nonno, perché mio nonno aveva un ristorante in centro e guarda caso Walt Disney andò a mangiare lì, infatti non è più tornata a Firenze dopo. Anzi, questa è? Dunque, qui si tratta di fare dei collegamenti, un pochino ho pensato con gli altri concorrenti. Così, Paperino. Paperino e la piccola Butterfly in onore della signora Manfredi. E abbiamo sistemato la signora Manfredi. Esatto. Poi abbiamo Paperino. Paperino ai mondiali per Giuseppe Manca. Ecco, e poi abbiamo Topolino. Ecco, qui c'è, dentro c'è la storia, l'inferno di Topolino, naturalmente per il signor Rissotto. Ecco, Manca, Topolino e la Bugatti. Purtroppo Topolino e Bugatti non c'è mai andato, a meno, questo non mi risulta. Io. Va bene, senta, io devo, il pubblico si lamenta perché io non scavo nel privato dei miei concorrenti. Io devo scavare nel privato. Vabbè, scaviamo. Lei è fidanzato? Sì. Siamo tutti fidanzati. Chi è non è? Chi non è fidanzato? Io è fidanzato. Siamo tutti fidanzati. E lei quando è con la sua fidanzata nell'intimità, ma di cosa parlate? Solo di Topolino? No, ci mancherebbe altro, parliamo anche di Paperino e di tutti gli altri personaggi. Ah beh, allora, lo credo, meno male, ero preoccupato per la sua fidanzata. Vabbè, adesso consegniamo i cimeli a una gentile, anche la foto, anche la foto tutto, alla gentile tutto. Sabina, grazie. E passiamo alla fatidica domanda. Signor Becattini, Alberto da Firenze, cosa fa? Lascia o raddoppia? Raddoppio, ebbene sì. Benissimo. Lei ha vinto finora 18 milioni e 500 mila lire, li mette in palio, se li rigioca per vincere 37 milioni e 500 mila lire. No, mai visti tanti soldi. Neanche io li ho mai visti tanti soldi. Hai intenzione di usare il jolly in questa puntata? No. Benissimo. Questa domanda, la domanda è la seguente. Non ci sono filmati, quindi gliela leggo direttamente. Un'avventura di Topolino, uscita in America a strisce giornaliere, si chiama Topolino e i due ladri. Vogliamo sapere chi sono i due ladri, in che anno la storia esce in America e in che anno in Italia. Chi la disegna e chi la inchiostra e quale altra professione svolge nell'ambito dello spettacolo quest'ultimo, cioè l'inchiostratore. Qual è la commedia che Minnie e Topolino recitano per beneficenza nella storia e infine quali personaggi si fidanzano? Via il cronometro. Allora, chi sono i due ladri? Gamba di legno e lupo. Esatto. In che anno la storia esce in America e in Italia? In America nel 32, in Italia nel 37. Benissimo. Chi la disegna? Floyd Gottfredson. Chi è l'inchiostratore? Altaliaferro. Cosa faceva oltre che l'inchiostratore nell'ambito dello spettacolo? Passiamo dopo. Qual è la commedia che Minnie e Topolino recitano? La capanna dello zio Tom. Quali personaggi si fidanzano? Orazio e Clarabella. Ecco, allora, siamo rimasti 26 secondi, 25. Cosa faceva Altaliaferro nel mondo dello spettacolo, nell'ambito dello spettacolo? La domanda dice quale altra professione svolge nell'ambito dello spettacolo quest'ultimo. Nell'ambito dello spettacolo? Sì, cosa facevo? Facevo un altro mestiere. Prima di fare l'in... No, forse anche contemporaneamente, non lo so. Prima di diventare inchiostratore fu intercalatore per Disney. No, mi dispiace. No, sceneggiatore. Sceneggiatore? Assolutamente. Bene. Oh, come mi dispiace. Sceneggiatore? No, assolutamente no. Che cosa si, scusi, sceneggiatore? Sceneggiatore, io non sono così esperto come lei di Walt Disney, però certo io devo stare alle domande, però certo lei ha ancora una possibilità di fare ricorso. No, io appunto dicevo, nel mondo dello spettacolo. Nell'ambito dello spettacolo, Altaliaferro, prima di entrare alla Disney mi sembra che fosse... No, cosa faceva? Disegnasse posters. No, comunque, sceneggiatore, no? Cioè sui testi non è riportato. Comunque senta, facciamo così. Vabbè, semmai. C'è sempre la possibilità del ricorso. Noi d'accordo, ci auguriamo che bene, faccia vabbè. Ricorso e che naturalmente. D'accordo, va bene. Grazie, grazie.